È stato un fine settimana che i cittadini di Arquata del Tronto, in gita a Fano, non scorderanno facilmente. Come non l'hanno scordato quelli di Castelvecchio Calvisio e Finale Emilia prima di loro, che hanno subito egual sorte nelle loro terre e hanno passato un fine settimana a Fano. E non a caso, sotto l'ala protettrice della cooperativa Tre Ponti, si sono tutti ritrovati con gli stessi stati d'animo e lo stesso velo di tristezza nello sguardo, che però rimane fiero e orgoglioso come sempre. Gente di Arquata, gente di montagna, sincera, operosa e concreta, ma che sa riconoscere molto bene il valore di ciò che Fano ha fatto per loro. Fano ha un grande popolo, devo dire che tutta Italia ci è venuta incontro anche materialmente eccetera, ma con il popolo di Fano proprio abbiamo stretta quell'amicizia che rimarrà nel tempo, perché laddove c'è la presenza, quando uno ha bisogno, ci si ricorda sempre per tutta la vita. Sì, sono due belle giornate che vorrei sintetizzare come un grande abbraccio che Fano ha voluto portare alla comunità di Arquata con queste due giorni di ospitalità, e ancora una volta è una cittadina che si divide su tante cose, ma quando c'è bisogno di essere, di aiutare qualcuno, ha un cuore grandissimo. Nelle mani del sindaco sono stati consegnati oltre 40.000 euro, frutto delle tante iniziative create ad hoc per loro nei giorni post terremoto, ma anche molti beni materiali raccolti dai tanti cittadini e gestiti molto bene nelle prime ore dalla Protezione Civile, presente anch'essa nella giornata fanese per una ricorrenza specifica. Infatti, i primi a soccorrerli e a sfamarli in quelle ore di sgomento e paura sono stati proprio gli uomini del Cibi Club Mattei, che hanno ben pensato di coronare i 30 anni di attività con coloro che hanno soccorso ed aiutato. E non è un caso che abbiamo scelto appunto di festeggiare il nostro trentesimo, il nostro trentennale, assieme alla popolazione di Arquata del Tronto, perché ci sembrava una bella festa con loro. E così è stata. Devo dire che la sala era veramente piena, gli interventi che ci sono stati, anche la presenza di tutte le forze dell'ordine, ci hanno fatto sentire di essere nella strada giusta. Noi ce la metteremo tutto per proseguire su questa strada e per dare alla popolazione, sia alla città di Fano e alla popolazione, quello che si aspetta da noi, quello che il volontariato naturalmente può dare nelle sue competenze.